Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm, Alberto Vannini, come stai? Bene, grazie. Allora, siamo qui al Gran Galà del doppiaggio. Tu riceverai un premio come, diciamo, nuova voce. Anche se, insomma, hai un bel po' di esperienza. Una tra tutti, Luca. Sì, è stato molto bello fare il film Luca, anche se impegnativo. Tu hai doppiato proprio il protagonista. Sì, io ho doppiato proprio Luca. Com'è stato? È stato bello, emozionante, perché comunque da piccolo vedevo sempre i film della Disney e adesso finalmente l'ho potuto doppiare, un film che ha avuto successo, ma indipendentemente da esso mi sono divertito molto. Senti, cosa ti piacerebbe doppiare? Quale personaggio, quale attore? Non lo so, quello che capiterà. E invece mi dici la tua passione per il doppiaggio, a parte che tu sei figlio d'arte perché anche mamma è attrice e doppiatrice, giusto? La tua passione ti arriva da mamma o pensi che l'avresti avuta comunque? Un po' mi arriva da mamma, un po' l'avrei avuta comunque. Comunque ce l'ho come genetica. Senti, ma i tuoi amici, i tuoi compagni di scuola che cosa ti dicono su questo tuo lavoro? Mi fanno le domande e poi mi diverto sempre quando mi dicono: ah, io ti ho riconosciuto in un film. Mi riconoscono sempre. E che cosa hai fatto ultimamente? In cosa ti riconosco? Ultimamente ho doppiato una serie su Disney Plus, The Hardy Boys, e ancora più recentemente un film anime su Zoom. Allora, intanto complimenti per il premio e poi ci rivediamo, perché so che lavori tantissimo, però continua pure a studiare. Grazie mille. Un saluto a voci.fm, un saluto da Alberto Vannini. Ciao. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.